Ci si cura male, ci si cura poco, a volte non ci si cura affatto. Un danno per se stessi e per il tessuto economico tutto. Nell'UE il 50% dei pazienti affetti da patologie croniche non assume i farmaci nel modo corretto, con pesanti conseguenze. In Europa la mancata aderenza alla terapia causa ogni anno quasi 200.000 morti, determinando significativi costi sociali diretti sul sistema finanziario, che oscillano tra gli 80 e i 125 miliardi di euro. Il Parlamento europeo corre ai ripari sostenendo il manifesto dell'associazione Senior International Health. Il progetto, presentato nella sede dell'istituzione comunitaria, coinvolge tutti i tipi di medici: cardiologi, oncologi, reumatologi, pediatri, oculisti, dermatologi, pneumologi, urologi, psichiatri, medici di famiglia. Tutti chiedono più investimenti in ricerca, maggiore coordinamento a livello europeo delle politiche di prevenzione, nonché l'istituzione di una speciale giornata europea dedicata all'aderenza alla terapia per educare alle corrette pratiche di trattamento. Il manifesto europeo ha trovato il sostegno del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e del vicepresidente Fabio Massimo Castaldo. Non aderire alla prescrizione può determinare anche una ridotta sopravvivenza ed è un problema del quale le società scientifiche europee oncologiche si devono occupare, cercando di migliorare la comunicazione con i pazienti e cercando di motivarli affinché seguano le terapie antitumorali prescritte. Il 50% degli over 65 abbandona la terapia. Allora lo sforzo di questa alleanza più che società è realmente mettere insieme la politica, la cultura, le tecnologie, i paesi europei che più sono coinvolti e quindi creare un meccanismo di comunicazione che entri nelle famiglie.